Ciao a tutti, sono Valerio Rossi, CEO co-founder di Monogram, la startup vincitrice della prima edizione di Top 3. In circa un anno abbiamo iniziato la nostra scalata sul mercato, fatturando poco più di 200.000 euro. Abbiamo ottenuto un investimento importante di 160.000 euro dal fondo di capitali più importante in Italia, direi. E se volete un consiglio, partecipate a Top 3 e provate a costruire qualcosa di importante. Doc 3 Gran Finale è stato un grande evento, più di quanto mi aspettassi, perché la finale consisteva nel fare un pitch di presentazione del progetto, dell'idea in 5 minuti davanti a una cospicua platea. C'erano più di 350 persone, tra cui 50 elementi della giuria che poi avrebbero appunto giudicato i progetti e assegnato i premi, e queste 50 persone erano state selezionate tra grandi professionisti, imprenditori, investitori. È stato sicuramente uno dei momenti più emozionanti del percorso. Di Doc 3 Training personalmente è stato quando abbiamo formato il team e quando ho capito che comunque un'idea iniziale che poteva essere la cosa più infattibile del mondo, grazie al supporto degli altri membri del team, ho capito che poteva diventare una realtà, con tutte le difficoltà che poi ci stanno nello sviluppo, però è l'aver compreso che magari non si può solo sognare, ma si può fare anche. Dal gran finale ad oggi sicuramente sono cambiato. Il mio impegno al 100% va in questo progetto che abbiamo sognato nei mesi del Doc 3, e adesso vederlo quasi concretizzato, diciamo, ci stiamo mettendo le mani in pasta. E sognare ancora che può veramente fare la differenza nella nostra città, ma anche magari in futuro anche nel mondo, è stupendo. Poi abbiamo un team delle persone che creano quasi una famiglia, e è un sogno, continua ad essere un sogno. Doc 3 ci ha permesso di capire come comunicare la nostra idea agli investitori e promuoverla al meglio durante incontri di network e meeting internazionali. Grazie a queste cose che abbiamo imparato, abbiamo avuto l'opportunità di portare la nostra startup sul mercato e quindi di pubblicare il nostro prodotto. Dopo aver vinto Doc 3, siamo volati oltreoceano e ad Austin, in Texas, abbiamo partecipato ad una settimana di meeting con importanti founders internazionali, e l'incontro con loro ci è stato di forte motivazione nel continuare il nostro percorso. È il nostro marchio di qualità universitario, perché corrisponde anche ad una visione del sapere. Yes, yes, pig, pig, biggity, biggity, dude, out of order side here today talking about shit. Seconda domanda: non hai citato per niente le società di football, anche semiprofessionistiche e professionistiche, a cui voi potreste fare un servizio di talent scouting. Tu paghi 35 euro a Tizio Caio Sempronio per registrare una partita? Immaginate anche di fare per le famiglie, diciamo, dei servizi di costruzione del book per i singoli ragazzi, anche al di fuori, diciamo, dello scopo professionale. 250.000 euro che risultati vi portano? Avete anche pensato a un'espansione del vostro business su questo settore? Poi volevo sapere anche se, rispetto alle revenue che avete, avete già pensato di prendere una parte di queste e ovviamente reinvestirle in social impact, visto che siete una startup sociale. I don't see no reason.
Niggas nagging me, dragging me, asking me all kinds of dumb shit. I'm financially fucking you faggots. I'm drastically ducking your daggers. Smooth as the moose, ladies calling me Jack. You weren't here before, so there is no after. I'm not looking for connections you have. Dick right on my status, not good for your stature. Nigga, it's nothing for real, nothing for real. Nigga, quit hoping I fall off. I'm independent, nigga, fuck the deal. Nigga, I'm good anywhere that I go. They hear my songs, they feel my flow. Worldwide known with my poker hands shown. If you place me on a scale, it'll read back blow.